bene, sei qui a provare la collezione che ti accompagnerà durante tutta la tua avventura olimpica a Londra. Qual è il pezzo che ti piace di più? Diciamo che sicuramente la tenuta sportiva è quella che mi piace di più. Le altre non sono male, sono un po' tutto all'inglese, diciamo. Allora, con la serie Road to London abbiamo iniziato a raccontare il tuo cammino verso Londra circa un anno fa. E Londra sembrava ancora così lontana, parlavi ancora di sogni. Che effetto ti fa oggi essere qui? Beh, sicuramente è un bellissimo effetto, vuol dire che il sogno si sta realizzando. Ci sarò e questo secondo me è già un grande successo. Quali obiettivi ti sei fissata per i Giochi Olimpici? Sono consapevole che entrare in finale sarà molto difficile perché le altre atlete stanno saltando veramente lungo. Sicuramente io entrerò in pista per fare il massimo per riuscire, se non ad arrivare, ad avvicinare la finale. Ecco, fare un bel salto, saltare attorno ai miei migliori rivali sarebbe già una bellissima soddisfazione. Irene, il record olimpico di salto in lungo risale ai Giochi Olimpici di Seul del 1988. Jackie Kersee con 7 metri e 40. Pensi che quest'anno ci sarà qualcuno in grado di stabilire un nuovo record? Ma secondo me 7,40 è difficile, ma sicuramente una Reese o una qualche russa i 7 metri li passeranno di sicuro. Chi ti piacerebbe incontrare o con chi ti piacerebbe bere un caffè nel villaggio olimpico? Beh, sicuramente mi piacerebbe vedere una volta dal vivo Federer, diciamo che è un po' il mio idolo. Che domanda gli porgeresti per prima? Come stai? No, non lo so, sicuramente è difficile, davanti a un campione così è difficile trovare le parole giuste. Sicuramente forse gli farei complimenti per tutto quel che ha fatto fino adesso, per la perseveranza anche nei momenti difficili. Irene, insieme a Pierluigi Tami, Valon Berami si spera e Clarissa Crotta ci sarai anche tu a rappresentare il Ticino nella delegazione svizzera olimpica. Che effetto ti fa? Cosa senti? Cosa vuol dire per te questo? Sicuramente è una grandissima soddisfazione. Spero che questo weekend si aggiungerà anche qualcun altro dell'atletica. Ci sono Maria e Laura che tentano per l'ultima volta di fare il limite e quindi spero che questo gruppetto di cinesi si aumenterà ancora di un paio di persone. Ecco. Poi c'è anche la Bea che ci prova ancora, quindi speriamo, dai.